Ciao ragazzi, parliamo di Neoba.com, un marketplace di giochi in cui potete trovare veramente di tutto, dal gioco di una volta al gioco appena uscito, per qualsiasi piattaforma e per qualsiasi tasca. Poi ovviamente con il codice sconto Luca Toselli potrete anche risparmiare qualche soldino. Che cosa state aspettando? Passate in descrizione dove ci sarà il link, perché il motto è sempre compra a poco su Neoba.com. Ragazzi, se solo potessi ritrovarmi tutti i giorni a fare video di questo tipo, le mie coronarie probabilmente starebbero molto molto meglio, perché ieri sera ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo avuto risposte, che era quello che volevamo principalmente, ma è un discorso introduttivo che ho fatto nella live reaction che ho pubblicato ieri sera sul tardi, magari non l'avete ancora visto, quindi ve lo lascio qui sopra nelle schede. Perché sono contento? Perché alcuni giocatori, in particolare, da cui volevo capire se era passato il concetto, o diavolo se è passato il concetto. E attenzione, non sto parlando di quelli che notoriamente consideriamo scarsi. Sto parlando da quelli in cui abbiamo fiducia, piena fiducia. Dybala, Chiesa, Locatelli, De Ligt principalmente, questi sono i quattro da cui volevo risposte. E penso davvero che le risposte che abbiamo ottenuto siano di grande livello. Perché la mia domanda era la seguente: siamo pronti? Sono pronti a prendersi, a caricarsi sulle spalle il peso di questa Juventus? Perché un conto è giocare nella Juventus, un conto è essere i protagonisti, i trascinatori della Juventus. E ieri sera hanno risposto presente. Ora vi faccio una domanda prima di cominciare, intanto vi chiedo di lasciare un mi piace come sempre, perché siamo veramente vicinissimi alla soglia dei 200.000 iscritti e ho due grosse novità in serbo per voi, appena ci arriviamo ve le rivelo. Secondo voi giocheremo ancora così tante altre volte in stagione? E vi dico subito la mia risposta, secondo me no, secondo me non vedremo ripetutamente queste prestazioni, ve lo dico proprio tranquillamente. Secondo me la prestazione di ieri nasce dalla rabbia. È una prestazione nervosa, attenzione, che si traduce in una partita giocata alla perfezione. Non alla perfezione ovviamente, perché di perfetto non c'è mai niente, ma si avvicina veramente tanto. La miglior partita stagionale, la più convincente, una delle migliori partite degli ultimi anni anche, mi viene da dire. Perché ieri non c'è stata solo la voglia, c'è stata l'intensità, c'è stato il ritmo, c'è stato il palleggio, ci sono state cose che non pensavo di poter vedere da questi ragazzi. Ci sono state cose che, se ripenso all'andata con lo Zenit, in cui abbiamo fatto errori tecnici che hanno fatto rabbrividire i morti di Halloween, se ripenso alla partita con Roma, alla partita con l'Inter, alla partita col Verona, alla partita col Sassuolo, mi chiedo, ma hanno giocato gli stessi giocatori? Era la stessa squadra? Era lo stesso anno? Era la stessa stagione? Siamo fuori di testa? No, cioè non sembrava la stessa cosa, e invece erano gli stessi. Per questo che ieri sera mi chiedevo, ma ci prendono in giro? La prestazione di ieri nasce dal ritiro, poi che oggi Allegri abbia concesso una specie di giorno libero, tra virgolette, nel senso che si allenano e poi i giocatori rientrano a casa a dormire con le loro famiglie. Io non so dirvi se questo è giusto o sbagliato, ad oggi mi piace fare il pugno duro e sarebbe facile dirvi no, non è giusto, devono soffrire il ritiro lontano dalle famiglie, però è ovvio che qua ragionerà Allegri con il suo staff e magari col famoso psicologo che ormai adesso è tirato in ballo in ogni discussione, quindi lasciamo il beneficio del dubbio, lasciamo lavorare chissà che cosa sta facendo, io sinceramente non lo so, piuttosto che dire una cosa che non conosco a caso pur di, sto zitto e dico vedete un po' voi. Io però credo e temo che sia difficile replicare queste giocate, ma in realtà anche col Malmo avevamo visto qualcosa di simile a questa partita qua. Dico Chelsea e Zenit perché sono state due partite diverse, nel momento più di difficoltà della Juventus dell'anno, dove nonostante i corti musi, lo sapevamo ragazzi, c'erano delle difficoltà evidenti, perché la Juventus non tirava mai in porta, non era un discorso di costruzioni di gioco, di roba bella, non tiravamo in porta. Invece ieri abbiamo anche giocato bene, e giocando bene siamo anche riusciti a tirare in porta, perché ricordatevelo sempre, sono due cose diverse. Si può arrivare alla conclusione ripetuta anche senza giocare bene,
ed era la cosa più facile e ci si poteva arrivare in quel modo ieri sera a una vittoria convincente con delle risposte. E invece si è passati attraverso una prestazione di livello, segno che la sanno fare quando vogliono loro, quando pare a loro, quando decidono di alzare il baricentro, quando decidono di difendere alto, quando decidono di pressare, quando decidono che devono dimostrare e far vedere, ci riescono. Poi si può perdere anche giocando così, perché lo dico sinceramente, a me aver subito due gol un po' del culo. È vero che sono esaltato dal fatto che ne abbiamo fatti 4, è stato bellissimo, potevamo farne anche 5, 6, 7, poteva finire 10-0 sta partita. Quei due gol subiti un po' mi danno fastidio, ma qua entriamo puramente nel campo personale, della preferenza. Preferisco vincere 2-0 che 4-2, per intenderci. Come preferisco vincere 1-0 che 2-1. Queste sono cose mie. Perché dentro di noi c'è una parte di allenatore. Noi siamo dei tifosi, sì, ma dentro di noi una piccola parte di allenatore, una vocina di allenatore c'è. E sono convinto che dovessi fare io l'allenatore un giorno nella mia vita, per due gol subiti mi arrabbierei tantissimo. Poi per come subiamo l'ultimo ancora di più, che vabbè, per fortuna non è un discorso anche qua in Champions di andata e ritorno, nel senso ci siamo già qualificati agli ottavi, avessimo fatto una prestazione del genere nella partita di andata degli ottavi sarei stato imbufalito dal aver preso due gol, anche perché in Champions certe cose le paghi, certi errori non li puoi commettere, non puoi avere dei cali di attenzione, perché sennò semplicemente vai a casa, ma lo sappiamo molto bene. Quindi 7 a Massimiliano Allegri, non gli do di più perché, lo dico tranquillamente, non mi tiro indietro, lo Zenit non era questa superpotenza incredibile, però intanto noi anche contro le squadre che non erano state superpotenze incredibili, fino a una settimana fa, ma che una settimana fa, 4 giorni fa, non riuscivamo a passarci il pallone da un metro all'altro. Poi è vero che il campionato russo non è un indicatore molto affidabile della potenza di una squadra, ma lo Zenit veniva da 11 gol segnati nelle ultime due partite. Il che, dici te, la Juventus 11 gol in quante partite le fa? Perché se andiamo a prendere i dati, le statistiche di questo inizio di stagione, 11 gol li facevamo in 11 partite, che sono praticamente due mesi, una roba del genere. E invece ieri sera siamo stati bravi. Prendiamoceli, siamo stati bravi. E portiamocelo a casa. 7 a Massimiliano Allegri, a cui chiedo davvero un po' di coraggio in più, perché davvero è il discorso che facevamo inizio anno, non è più la sua Juventus degli anni precedenti, non è quella squadra che ha quel piacere nel difendere e gode nel difendere. Purtroppo il modo di allenare una squadra cambia a seconda dei giocatori che siano a disposizione. Giorgio Chiellini ormai è a fine carriera, Bonucci sì c'è, è più maturo, però anche lui non è giovanissimo. Il nuovo che avanza è Matthijs de Ligt e difende in una maniera completamente diversa da Barzagli. Sono gli opposti. Gli opposti. Che de Ligt è veramente aggressivo. È un giocatore che adora difendere alto. E quindi dobbiamo costruire la squadra, la difesa, i reparti sulle caratteristiche dei giocatori. Non c'è più Khedira, c'è McKennie. Non c'è più Pjanic, c'è Locatelli. Non c'è più Mandzukic, c'è Chiesa. Sono due giocatori diversi. Ma completamente diversi, come non c'è più Higuain, ma c'è Morata, che anche qua è un giocatore diverso. Quindi dobbiamo veramente capire, cioè penso che Max lo sappia, ma che ci voglia anche un po' più di coraggio nel capire che questa squadra è diversa da tutte le altre Juve che abbiamo allenato e dai momenti alti di carriera quando la Juventus è iniziata a essere costruita sui dettami, sulle volontà di Massimiliano Allegri. Poi siamo all'anno zero, calciomercato che non c'è stato, con Ronaldo che va via l'ultimo giorno. Io so e sono consapevole del fatto che ci saranno dei problemi, ma ve lo dice uno che ha dato 4,5 al mercato e vi ha detto occhio che senza Ronaldo il rischio di non arrivare nelle prime 4 è alto. Poi secondo me ci arriviamo, ve lo dico anche adesso, in un momento difficile, ve lo dico anche adesso, secondo me ci arriviamo, però delle difficoltà ci saranno. È fisiologico, è evidente, ma se iniziamo a metterci della voglia e del coraggio in più, allora vedrete che sarà tutto più facile, divertente. E neanche noi tifosi non avremo poi alla fine dell'anno niente da recriminare, se non questi punti ormai persi che non tornano più indietro, e questi ce ne faremo una ragione. Szczęsny 6,5 ha fatto anche un paio di parate interessanti, perché lo Zenit ha tirato in porta credo 3-4 volte nel giro di 5 minuti e basta. Lo Zenit è stato praticamente inesistente, ma lì Szczęsny si è fatto trovare pronto anche con una bella parata, quindi 6,5, bravo Tech, affidabile. Poi vabbè, i due gol che abbiamo subito non ci si poteva fare praticamente niente.
Uno è un autogol di Bonucci al quale voglio dare 6, è stato forse uno dei giocatori meno convincenti ieri sera Bonucci, ma ve lo dico subito, di insufficienza non ce ne saranno e ve le vado anche a giustificare. Bonucci, il meno brillante della difesa, però al fianco di un De Ligt mostruoso, ma veramente grandissimo, a cui voglio dare 7. Voglio esagerare? Voglio esagerare perché vi dicevo prima, erano alcuni giocatori in particolare dai quali volevo risposte e sono i giocatori che devono formare oggi la Juventus per dominarla un domani. Ed De Ligt è uno di questi. 7, mostruoso, ma se lo sognano ancora stanotte quelli dello Zenit. Non riescono a capire se possono passare a casa loro o se arriva De Ligt e li ferma, Nel corridoio, me li vedo, nel corridoio loro che cercano di camminare per andare in bagno, no, arriva De Ligt e gli dice no, tu non puoi passare. Tipo Gandalf, una roba del genere. Poi, Danilo. Che crescita di Danilo. Ma ragazzi, ma a Danilo piace. Cioè, c'è poco da fare. Io Danilo, veramente, sto guardando i voti adesso. 6, 6, 6 e mezzo, 6, 5 e mezzo, 6 e mezzo, 6 e mezzo, 6, 6, 6, 6, 6 e mezzo. Gli ho dato un'insufficienza da non 5 e mezzo. Perché se tutti mi giocassero con la voglia di Danilo, io ve lo dico da un po', Danilo è un gobbaccio. Poi il fatto che vada anche a parlare in conferenza fa capire quanto veramente è importante all'interno della squadra dello spogliatoio e quanto sia ascoltato. Ma anche in campo uno di quelli che parla di più, che ti fa vedere con la mimica facciale di crederci di più. Bravo Danilone, bravo bravo. Alessandro è uno di quelli che mi ha convinto meno ieri sera, se devo essere sincero e onesto. Tanti errori anche tecnici, di disattenzione, sembrava ancora un pesce fuor d'acqua. Gli do 6, il compitino non mi ha convinto tantissimo. E Alessandro è questo qua, dalle due facce. Un giocatore che un giorno spero che possa sempre giocare così e l'altro dici, bah, chissà. Però anche qua è un discorso che secondo me la Juventus deve iniziare a pensare al futuro su quella fascia lì. E se Pellegrini l'ha bocciato perché così pare, allora bisogna iniziare a pensare ad altri profili che possono arrivare sul mercato. 6, compitino ad Alessandro. Poi sono contento perché per una volta nella vita posso dare 7 alla coppia di centrocampisti, a entrambi, Locatelli-McKennie. Tra l'altro una coppia che sembra veramente ben assortita. Ieri sera poi abbiamo visto veramente la parte dell'evento su un palleggio di alto livello, con Locatelli che stava un pelo più indietro, McKennie che stava un pelo più avanti, a formare una posizione di equilibrio incredibile. Ci sono state alcune sbavature, alcuni errori tecnici, quello sì, ci possono sempre essere. McKennie che fa quella serpentina e becca quella traversa, Locatelli che fa quell'apertura per Chiesa su cui ci procuriamo il rigore, nel mezzo tante giocate di alto livello, pressing anche a centrocampo di testa, prendevamo i palloni perché erano due mediani che comunque erano bravi a saltare di testa, erano abili nel gioco aereo. Max, abbiamo trovato la quadra? Io sono contento, perché Rabiot e Bentancur, lo sapete, io non è che sia qua a essere l'amante di Rabiot e Bentancur, per non parlare di Ramsey, per non parlare di Ramsey. Su Arthur invece, Arthur mi piace, non è un problema, e non avrei mai pensato che potesse essere Locatelli e McKennie la coppia titolare, o almeno ad oggi sembra questa, perché sono i due che bene o male stanno convincendo di più. McKennie nelle ultime 3, dobbiamo dire la verità, perché prima era stato il muro del pianto pure McKennie. Ma l'importante è che inizino a giocare. Sono stati tanti in ferie fino adesso mentalmente. Se McKennie è quello che è tornato prima dalle ferie, benissimo, premiato, giusto, giocatore anche con delle caratteristiche uniche all'interno della rosa come centrocampista. Quindi e anche qua, ecco, Allegri inizio anno aveva questo preconcetto di McKennie, non lo so, non lo vedo, non è un centrocampista, non è un altro giocatore. No, lì, perfetto, è un centrocampista. È un centrocampista con delle doti offensive, sì, questo è vero. Eppure lì, ieri sera, eravamo una Juve offensiva, 4 punte più McKennie. Eravamo una Juventus offensiva. Sembrava davvero quando Allegri a gennaio contro la Lazio mette 4 attaccanti più Pjanic e Khedira e dice, ma sì, ma Pjanic e Khedira come la tengono su sta squadra? Così, così, 7 a tutte e due. E la tengono su perché c'è un giocatore in grado di dare equilibrio. All'epoca era Mandzukic, ieri era Bernardeschi. Ragazzi, ma quanto equilibrio dà Bernardeschi? Bernardeschi, è giusto che giochi titolare al posto di Rabiot. È giusto che giochi titolare Bernardeschi piuttosto che Rabiot, perché è un giocatore che sta convincendo Bernardeschi. È un giocatore che quest'anno sta dimostrando. Vuoi perché gli sta scadendo il contratto? Non lo so. Forse è perché c'è Allegri? Può essere. Perché Bernardeschi il primo anno di Juventus con Allegri fa bene, il secondo anno quello con Ronaldo fa benino, con Pirlo e con Sarri purtroppo fa male, quest'anno nella prima parte sta facendo bene. Ed è fisiologico e normale pensare che alcuni giocatori con alcuni allenatori rendano meglio. Con Mancini in nazionale ha fatto benissimo e lo dice uno che non gli dava un euro.
Io ero completamente rassegnato all'idea di aver perso un giocatore. E ora non sta facendo cose incredibili, ma sta giocando per la maglia. E sta giocando bene per la maglia. Quindi bravo Federico Bernardeschi. Bravo Berna. 6,5. Chiesa. Ira di Dio. Ira di Dio. Oh, ma che mal di testa ha fatto venire i difensori dello Zenit. Imprendibile. Poi quando inizia a scambiare con Dybala, c'è stato un momento in cui Chiesa e Dybala col tacco, Chiesa con la suola e poi il tunnel per prendere il fallo. Madonna, ma che bello è quando questi due giocano insieme. Questi due sono i trascinatori della Juventus, sono loro gli eredi di Cristiano Ronaldo. Lo diciamo qui su questo canale dal giorno zero. Dybala e Chiesa sono i giocatori su cui dobbiamo puntare tutto, perché sono i due giocatori migliori della Juve. E lo abbiamo visto ieri sera. Lo abbiamo visto. E la domanda è questa: ma questa squadra non è che ha giocato in maniera spensierata, così libera, leggera, con la testa leggera, perché sapeva che ieri non ci giocava niente e che era messa bene in Champions e che quindi poteva anche provare a giocarsela così, che se si perdeva faceva lo stesso? Può essere. Questo è il dubbio grande che mi viene, per quello che all'inizio del video dicevo secondo me non si giocherà sempre così, perché sabato con la Fiorentina c'è della tensione, c'è della pressione. E allora bisogna capire se questi giocatori dai quali voleva risposte, i trascinatori, sono in grado di gestirla quella pressione, perché è quella pressione lì che ti fa vincere i campionati, ti fa andare avanti nelle competizioni. Quando le gambe iniziano a tremare, a fare Giacomo, lì bisogna tirare fuori la mentalità. Perché tecnicamente Dybala e Chiesa, trovameli in Europa dei giocatori forti così a livello tecnico. A livello mentale, ed è qua che dobbiamo migliorare. Qui ci serve la crescita di Dybala e Chiesa, per quanto siano già alti a livello di consapevolezza e mentalità, serve il passo in più per trasmetterlo anche a tutto il resto della squadra. 7,5 Federico Chiesa, che fa un bellissimo gol, si procura il rigore ma fa mille giocate diverse, aperture, giocatore totale, veramente un giocatore totale, non c'è niente da dire. Voglio partire da Morata a dargli 6,5, lo dicevo ieri nel pre-partita su Twitch. In Champions è un'altra roba. L'altro giorno dicevo, non mi ricordo gol di Morata con squadre come Samp, Genoa, Torino, Hellas, Sassuolo, Empoli. Me ne ricordo un sacco contro grandi squadre, contro il Milan, contro l'Inter, contro la Roma, contro la Lazio. Me ne ricordo un sacco in Champions. E in Champions Morata fa gol. Questa è una regola non scritta. Poi, attenzione, si mangia un gol clamoroso nel primo tempo. Nel primo tempo sempre segna ancora una volta in fuorigioco. L'esultanza di Morata è bellissima, perché ti fa capire quanto fosse anche lui qua annebbiato nella testa, di quanta voglia avesse di fare gol per togliersi e buttarsi alle spalle questo periodo nero, perché è un periodo nero. Morata non è scarso e non mi stancherò mai di dirvelo, ma lo ritengo un problema, perché l'attaccante titolare della Juve non può essere questo. Poi ieri sera ha fatto un lavoro sporco bellissimo, ha lavorato un sacco bene spalla alla porta, ha giocato solo spalla alla porta. Il gol di Dybala, il rigore di Dybala, con quel bel lancio di Locatelli, quello bello stop di Chiesa, quel bel puntare alla porta, nasce da Morata che si fa 50 metri di scatto all'indietro per andare a recuperare il pallone, dallo spirito di sacrificio e di abnegazione di Alvaro Morata. Ma queste sono cose che gli riconosco e non gli toglierò mai, come il mio affetto nei confronti di Morata non svanirà mai. Il punto è che secondo me alla Juventus serve un finalizzatore per essere centravanti titolare della Juve. E Alvaro non è un killer d'area di rigore, ma anche ieri sera ha fatto una buona prestazione e ha fatto gol, e sono contento che l'abbia chiusa lui, perché aveva bisogno del gol. 6,5. Poi c'è da alzarsi in piedi per parlare di questo giocatore qua, che è Paulo Dybala. C'è altro da aggiungere? Oltre a dargli 8 e a dirvi che questa è una prestazione di cui si parlerà nel tempo. Questo, fra un paio d'anni, ci ritroviamo qua a dire: ma te la ricordi quella partita di Dybala con lo Zenit, al pari di te la ricordi quella partita di Dybala col Barcellona? Perché ieri sera ha disegnato calcio. Paulo Dybala si è preso la squadra sulle spalle, la squadra l'ha incoronato re. Tutti sanno ora che le giocate passano a Paulo Dybala. Mi viene in mente una punizione di Bernardeschi, posizione simile Dybala con l'Atletico, con Sarri, che invece che metterla, che era facile pennellarla al centro dell'area per un saltatore, la ributta per Dybala. Mi viene in mente Morata che ogni volta che lotta spalla alla porta cerca Dybala. Mi viene in mente Chiesa
che tutte le volte che deve cercare un 1-2 passa dai piedi di Dybala. Tutti sanno che Dybala è il centro nevralgico della Juventus, è l'universo Juve. Chi ha visto il video di ieri sul canale, che è uscito alle 14, non è sorpreso da questa cosa. I numeri, le statistiche parlavano chiaro. Dybala era il valore aggiunto della Juve. Poi, oh, si era perso in quelle partite, e che ti devo dire? Si era vinto nelle altre, vabbè, pazienza. Non può fare tutto Dybala. E ieri sera Chiesa ha giocato forse la sua miglior partita stagionale, mi viene da dire, e non ha fatto tutto Dybala. Ed erano già due. Morata ha giocato sacrificandosi, Bernardeschi ha giocato di intelligenza e di equilibrio, McKennie ha giocato a calcio, Locatelli a alto livello, e allora non era più solo Dybala, era una squadra. Era una squadra, e anche negli ultimi metri abbiamo visto questa differenza. Poi mi esulta la Platini, supera Platini, è tipo nei migliori 10-12 top scorer all time della Juventus. Lo critichiamo ancora. Lo critichiamo ancora, diciamo, ma secondo me non dovrebbero rinnovarlo, ma secondo me bisognerebbe venderlo. Oh, ragazzi, ma se vendiamo Dybala, ma che pochezza tecnica ci rimane? Cioè, noi stiamo sperando di vendere i giocatori forti per la Juve? Come l'anno scorso Cristiano Ronaldo era il problema e mi imbestialivo a sentire che Ronaldo era il problema. Perché prima di Ronaldo problema, c'è problema Ramsey, problema Bentancur, problema Rabiot, problema Rugani. Ce n'è di problema prima di Ronaldo? Tutti forse. Stessa cosa per Dybala, che non è Dybala il problema, semmai Dybala è la soluzione per questa Juve, è la medicina per guarire dalla sterilità offensiva che abbiamo. E ieri sera ci abbiamo messo qualcosina, abbiamo dimostrato qualcosina, e ora è da prendere la prestazione di ieri, impacchettarla, metterla sotto l'albero di Natale, perché ormai siamo in tema, e ricordarci, guardare quel pacchetto sotto l'albero e dire Juventus Zenit 4-2. E quel Juventus Zenit 4-2 deve entrare 4-1 ed è magari 4-0 o 3-0 o 2-0. Ma gli altri devono avere la consapevolezza che contro questa Juve non si vince. Contro la Juve in generale non si vince, qualsiasi Juve possa essere. E in noi la consapevolezza che le partite vanno vinte giocando e dimostrando sul campo di meritare la vittoria. E ieri sera meritavamo la vittoria. E forse con più gol di scarto e forse con meno gol subiti.